Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo in un periodo particolare, vi giuro che mi sembra pure strano fare video che non parlino dell'attuale problema che ci sta affliggendo, ma insomma ne parlerò anche io nei prossimi video, perché tanto sono a casa, non posso uscire, almeno faccio video, ci teniamo compagnia così. E niente, oggi vi parlo di nuovo di profumi, tanto per ora fare shopping poco e niente, cioè dobbiamo uscire solo per l'indispensabile, almeno compriamo online a distanza, non ci andiamo ad affollare. E vi parlo ancora di profumi di una azienda di cui vi ho parlato tanto, che mi piace tantissimo e che è italiana, è di Napoli. Ultimamente vi ho parlato di aziende che non sono italiane, loro sono italianissimi, si occupano di profumi da tantissimi anni, sono proprio loro a farli e secondo me sono di una qualità come del resto, insomma, il Made in Italy si distingue in tutte le cose, nettamente superiore a tutti quanti. C'è l'Eau de Parfum, l'azienda di cui vi continuo a parlare oggi, con cui ho, diciamo, ormai contatti da più di un anno all'incirca. È una delle aziende di profumi dupe migliori che io conosca, non perché ovviamente mi mandano i profumi, ma sapete che io sono sempre sincera, vi dico se un profumo non ci somiglia tanto, non ci somiglia tanto, ma questi profumi sono esattamente, non so come sia possibile, identici agli originali, sono proprio buonissimissimissimi, sono le migliori copie che io abbia mai sniffato. E periodicamente fanno uscire nuovi profumi, perché proprio loro si mettono lì alla ricerca delle nuove e vecchie fragranze, perché no? Ma siccome sono proprio profumieri, creano anche profumi, mi hanno mandato anche una fragranza creata da loro, che adesso insomma andiamo a vedere insieme. C'è anche un codice sconto per voi che è valido, se non sbaglio, fino al, oddio non ricordo, un secondo che guardo subito, che è valido fino al 14 marzo ed è senza trucco 12, è valido sulle fragranze normali, non sui tester che comunque potete acquistare, sono se non sbaglio questi da 5 ml che potete acquistare se volete provare delle nuove fragranze. Ci sono fragranze ovviamente molte di nicchia. Allora, il primo profumo di cui vi parlo è il D400, che è Gucci Bamboo, che è una fragranza del 2015, che è floreale, è legnosa, è agrumata, floreale sia bianca che gialla, dolce, con note di testa come bergamotto. È una fragranza, come vi dicevo, abbastanza recente, no, 2015, già sono 5 anni come passa il tempo, però è molto buona, cioè a me quelle di Gucci in generale piacciono, sono sempre piaciute tutte. E questa, diciamo che adesso si trova anche a un buon prezzo, cioè potete trovare il 50 ml a circa 60 euro, ma ovviamente niente a che vedere con i prezzi che vi fa Edo. Spruzziamo, andiamola ad annusare insieme, perché tanto che questa non la annuso nemmeno in profumeria, cioè ma è identico. Ma che buono, cioè se vi piace Gucci Bamboo e non lo trovate nei negozi di equivalenza, a prescindere, volete una copia che non ricordi soltanto e che sia molto simile, ma la volete identico. Tra l'altro sono Eau de Parfum super persistenti, cioè questa cosa non ve l'ho detta. Prendete quello di Edo. Madonna santa. Buonissimo. Identico. Troppo buono. Andiamo avanti, sniffiamo un po' di caffè. Come sapete io uso il caffè perché lo usano anche in profumeria e serve a disabituare il naso a una fragranza e essere pronto per la prossima, cioè, senza buttarvela addosso magari. Cioè se voi lo chiedete in profumeria ce l'hanno sempre, non so perché non lo danno già, diciamo, di default, ma ce l'hanno in tutte le profumerie. Poi andiamo a vedere un altro profumo da donna. È il D420, che è il Miss Dior Absolutely Blooming, che è una fragranza del 2016, quindi comunque questa anche abbastanza recente, come si può notare dal nome. È una fragranza che me le sono studiate tutte prima, che è fruttata, dolce, legnosa, rosata e floreale, muschiata, con note di lampone, melograno, ribes nero, pepe rosa, e poi c'è anche la peonia, ed è questo un profumo molto più caro, come tutti i Dior. Si trova a circa 120 euro, è veramente buono. Io questo soltanto una volta, quando insomma è uscito, lo hanno usato, vediamo se me lo ricorda, perché comunque io quello non lo ricordo, ma vediamo anche la, già si sente la qualità, è molto molto buono. Devo
devo dire che forse ne sto confondendo forse con il Miss Dior normale, quindi forse non me lo ricordavo proprio. Ma si sente proprio tantissimo il fruttato e il dolce all'inizio, per poi lasciare alla fine quella nota di rosa che è proprio elegantissima. Anche questa è un'ottima copia, cioè io mi domando sempre come caspita fanno. È impossibile, quindi anche questo mi piace tantissimo, però sono sincera, a questo punto non ricordo l'originale, perché forse è solo il Miss Dior, forse era l'Absolu di Miss Dior, cioè la fragranza super mega iper straconcentrata. Poi andiamo al... questo è un profumo super iper di nicchia, di quelli che costano tipo 150-200 euro, e buonissimo, è di 490, forse già l'ho detto, che è Naso Matto Narcotic Venus, che è un profumo di quelli che a me fanno impazzire, infatti me lo spruzzerò magari, non lo so, alla fine, perché si sente tantissimo il floreale, cioè proprio note di testa, di tuberosa, poi c'è anche il gelsomino, ma allo stesso tempo è anche leggermente speziato, cioè una cosa fantastica. Questi sono quei profumi che non si trovano in tutte le profumerie, ma solo in quelle specializzate, che hanno anche il reparto profumi di lusso, profumi super ricercati. Andiamolo a spruzzare insieme. Mamma, top! Cioè, questo me lo vado a comprare versione tipo bottiglia da un litro. Io sono un amante di tuberosa e gelsomino, quindi questo è il mio profumo. No ragazzi, è buono, cioè se vi piacciono i fiori, se vi piace la tuberosa, assolutamente almeno provate il tester. Anche perché la somiglianza di questi profumi con gli originali anche di nicchia è impressionante. Vi ricordate quando vi ho parlato del Montale? Ho detto no vabbè, incredibile. Ero stata in profumeria lo stesso giorno e ce l'avevo nel... un posto il loro, un posto il Montale. È vero, erano identici. Buonissimo, buonissimo. Caffè? Il prossimo è un profumo da uomo, sempre di nicchia, ed è Starry Nights di Montale. Profumo pure questo carissimo, in Montale costano 150 euro, cioè oggi è inconcepibile purtroppo per la maggior parte delle persone acquistare 150 euro di profumo, perché cioè, è una cosa, possiamo sopravvivere anche con un profumo che costa di meno, ma se troviamo il dupe del nostro preferito, perché no? È un profumo del 2015 ed è un profumo agrumato, rosato, muschiato, fagiolato, no? Scherzo, con paciuli, talcato, e ha note di testa di agrumi, quindi c'è anche il limone se non sbaglio, sì, poi c'è anche bergamotto e mela, gelsomino, poi c'è ambra, insomma andiamolo a spruzzare insieme. Ma a questo punto mi sta venendo il dubbio, non è che è unisex? Se è così, vediamo. Io mi sniffo un altro po' di caffè, che c'ho ancora quella tuberosa, perché è praticamente quello di prima, è quasi un assoluto di quanto è forte, non lo potete capire, purtroppo i video devono inventarli anche profumosi, così uno può fare sentire i profumi. Buono, no vabbè, secondo me da... ma piace, forse è unisex, sapete? Chiederò conferma. Buonissimo, no, in effetti poi il fondo è molto più da uomo, però ho sentito tantissimo la rosa, quella rosa proprio dei Montale, che io dico vabbè, la loro rosa non ha paragoni. Molto buono, se siete uomini ma avete una passione anche per una leggera nota floreale, questo è quello che fa per voi, perché poi lascia una nota di fondo veramente maschile. No no, è maschile. Buono, buonissimo. Il prossimo profumo è un altro profumo da 150-200 euro, che sono i Creed, molto difficili da replicare, alcuni ci si avvicinano, loro li fanno semplicemente identici, che è il Santal, che è una fragranza questa ormai un po' vecchiotta del 2005, quindi ha 15 anni, oh mio Dio quanto tempo è passato, che è aromatica, speziata, fresca, legnosa e balsamica, con note di coriandolo, bacche di ginepro, cannella, rosmarino, lavanda, insomma in forno a 180 gradi. Avete fatto il tacchino? No, sto scherzando, è buonissimo, ma questo è proprio da uomo a uomo, eh. Vediamo se mi piace comunque. Caffè. Allora, io penso che sto fondendo, perché poco fa il caffè mi faceva odore di tabacco. Sono troppo forti questi profumi. Offesa Labre Magique. Buono! Allora, la prima annusata era la prima chic che io nella macchina ho pagato un euro, era identica, ho detto no, non è possibile, e infatti no. È buonissimo!
ragazzi, è, cioè, non, è buonissimo. Buonissimo. Poi c'è un profumo che ormai è introvabile, perché è un profumo del 1998. Questa è la cosa bella di Edo, che alcune volte tentano anche di riproporre dei profumi che la gente cerca ma che non si vendono più, o che comunque si trovano, dovete cercarli soltanto online, ovviamente non esistono di più perché non sono più richiesti, che è un profumo Givenchy, che è il pi greco, questo è proprio il simbolo che c'è sulla confezione, profumo da uomo, e che io forse l'ho visto pochissime volte, ma non lo usava mio padre, era, diciamo, un mio parente, però vediamo se mi ricorda quella persona. È una fragranza vanigliata, mandorlata, aromatica, balsamica, con neroli, dragoncello, insomma, adesso ho visto che si trova sui 50 euro 100 ml, comunque ovviamente è scesa di prezzo, ma così costa sempre di meno, ovviamente, vediamo. Mamma che... ma mandorla allo stato puro, però non ho dato il caffè. Ok, riproviamo. Che buona! È una fragranza da uomo veramente dolce. Ma quasi quasi me la metterei pure io. Ma non è quello dolce zuccheroso, ecco. Buona, veramente buona. Sì, in effetti mi sta ricordando un po' quella persona, ma sono passati tanti, tanti, tanti anni, come potete immaginare, forse erano gli anni 2000. Però è veramente buona. Se siete uomini e amate il dolce e non per forza il balsamico speziato legnoso, questa è una fragranza completamente diversa che vi potrebbe piacere, che sicuramente è introvabile. E ora c'è l'ultimo profumo da uomo, che è l'U80 080, che non è altro che Dolce Gabbana The One. Questo lo conosco benissimo, quindi ora vi dico se ci somiglia. È un profumo ambrato, speziato, che sa di tabacco, è veramente buonissimo, una delle migliori fragranze da uomo fatte da Dolce & Gabbana. Questo è imitatissimo, quindi vediamo. Questo lo si trova in tanti negozi che fanno anche dupe, è davvero vendutissimo al contrario degli altri. Sono stonata. In questo momento non lo riconosco per niente. Aspettiamo qualche secondo. Questo mi continua a sapere di sigaretta bruciata, no tabacco fresco, eh? Sto fondendo. Riproviamo. No ragazzi, in questo momento non ci siamo, devo fare una pausa. Ed eccomi qua, mi sono presa una bella pausa. Andiamo insieme di nuovo con DG The One. Sì, decisamente lui, ero io che ero fusa. Sì, molto ben fatto, è proprio lui, insomma, si conosce, lo conosco e va benissimo come dupe, cioè, non avevo dubbi, ero io che ero un po' andata. E adesso vi parlo di un'ultima fragranza che non è un dupe, ma è un profumo fatto da loro, da Edo, che è profumo zero, un profumo unisex, che ad essere sincero non è proprio il mio genere di profumo, però è fatto molto bene, potrebbe piacere a chi piacciono le fragranze calde, avvolgenti, dolci e speziate. A me piacciono più fresche e floreali, però è davvero molto buono, che è un profumo unisex, orientale, speziato, vanigliato, mandorlato, con oud, patchouli, insomma è fatto molto molto bene. Anche questo è Eau de Parfum, ne metto proprio una goccia perché ve lo giuro che è molto molto persistente, è un buon profumo. Sì, è davvero buonissimo, davvero buonissimo, però vi ripeto, non è il mio genere. Ma cioè, quando un profumo è ben fatto, anche ad esempio Dior Hypnotic Poison, sapete come lo odio, ma è un profumo ben fatto, cioè non si può dire che non sia fatto bene, cioè non è una paccata fatta male, cioè loro fanno proprio profumi, quindi se volete potete anche provare le loro fragranze, perché ce ne sono più di una fatta da loro. Quindi questo è quanto, quindi se volete acquistare qualcosa vi ricordo il codice sconto senza trucco 12 entro il 14 marzo, tranne sui campioncini logicamente, ma sulle fragranze normali ce l'avete, e quindi anche andare a guardare così il loro sito, visto che non c'è niente da fare in questo periodo. Io adesso mi spruzzo il naso matto, quello che veramente mi fa impazzire, il D490. No ragazzi, non si può capire. Bottiglione da 1,5 litri. Tuberose e gelsomino che vi prendono a sberle.
ma di quelli buoni, cioè non dovreste davvero annusarlo, fatemi il favore, annusatelo. Adesso invece passiamo ai saluti. Come sapete, io saluto le prime 100 persone che commentano i miei video. Questi sono i saluti relativi all'ultimo video, alla reaction. Saluto Nicki Mulage, Maria Francesca Romano, Marika Rabbia, Gemma Losi, Rachele del Vescovo, Sami, Mitia e la Marti Non Arrenderti, Yuki, Alice Greco, Music Relax, Sleepy and SMR, Miau Miau, Pulse Piedimonte, Maldrocchi, Confidenza Nogerio, Chiara Roller, Susi Palladino, Ega Flavia, Ega, Marianna Pace, Max Yes, Marta Santarelli, Maria Gariglio, Angela Barretta, Giulia Serio, Elena Bosio, Gemma Losi, Giada Messina, Owo, Sara Neimi, Filippo Giannini e Frablen Kaur. Mi è andato un po' di profumo. Yolanda Giuliano, Federica 207B, Ismail Schiptare, Erika, Cielo Ines, Beltran Barbosa, Elisa Didero, Ilaria Pomella, Music Relax Sleep and SMR, Gasha Wolfie, Gasha Jade, vi chiamate tutti Gasha, Luca Rocchi, Sabrina Cogni, Matte Matte Co, Matteo Falconetti, Susi Lulu, Alessio Donnarumma, Mart Del Rey, Wolfrun Agreste, Giuliana Schillaci, Surangi Abesar, Abesecara, Rustico Trevi, Yolena Podaru, Matteo Falconetti forse già l'ho detto, Gabriella Pavel, Michelle Soda, Giulia Serio, Asia Aiello, Surangi già l'avevo detto, Marica Di Sante, Miliana Filippelli, Angelica Gabellini, Samira Giannor, Diego, Giorgia Giarrusso, Signore Anziano, Francesca Andrisani, Giuseppe Melano, Arianna Scandurra, Taddei Luna, David Bassi, Carlotta De Blasi, Sky TV, Rosanna Grosso, Emanuela Ferrante, Flavia, Rossella Bellon, Maria Assunta Bertolami, Gaming 9187, Alice Ometti e poi VSAR, Sofia Cimarrusti, Kawaii07, Alpha Girl, From TV, Venus Albert, Giorgia Borrello, Sana Camilla, Sofia, Angelica Campanelli, Chiara Belloni, Gabriel Marsiglio, Luisa Gabriele, Rainbow Splax Desi, Giovanna Sacco, Filippo Lingero, Ele Infinity, Angelica Donini, Ocean Blue Sannino, Maria Carol Celozzi, Giovanna Gerbesi, Selma Turrisi, Unicorn 87, Gacha Friend, Charmander Girl, Filippo Nigerio, Alessarelli, Fravolux 09, Giada G, Alessia Spina, Alfonso Roberto Marsile, Ferdinando Di Santo, Alessia Roto, Sandra Bacci, My Pokémon. Poi abbiamo Shinjeki no Trash, Alicia Accettura. Questo è quanto, io vi mando un bacio grande e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!